Renzi ha sempre avuto, ha portato in politica molta innovazione. Con il suo governo e con le sue idee si sono fatte cose che erano attese da anni. Rispetto a 4 anni fa l'Italia è molto più forte. Sono migliorate le cose anche dal punto di vista come leadership del centro-sinistra. È chiaro che c'è sempre molto da lavorare, ma sicuramente si sono fatti dei passi avanti. E credo che Renzi sia ancora un valore aggiunto per il nostro paese. Ma sì, si è fatta tanta discussione, però ripeto, penso che il ruolo dei giovani, e siamo qua oggi per questo, sia quello di dimostrare che ci vuole impegno e soprattutto costanza e coerenza. Quindi se il partito ha preso questa decisione c'è un motivo, dopo varie discussioni, però siamo convinti che sia la strada più giusta. Sì, si è discusso tanto, poi insomma i vertici nazionali hanno deciso questo, io mi attengo a fare il mio, insomma. Sì, cioè, di fronte a partiti che propongono di uscire dall'Europa, cioè di abolire riforme che non si possono abolire, perché la riforma Fornero non si può abolire, secondo me. Ci possono essere dei meccanismi che permettano di renderla più flessibile, ma cioè, uscire dall'euro, sussidio a tutti, sono idee irrealizzabili che da giovane, cioè, non prendono, non è questa l'Italia che sogno io per il mio futuro.